Buono, meno male abbiamo vinto. Non so voi, ma sinceramente, come dissi già nel commento precedente, quello lì che riguardava la partita Pisa-Livorno, il derby, detto speriamo che magari già dalla prossima di campionato, e non quella che c'è di Coppa Italia, che anche quella meno male, perché fa sempre morale, fa sempre piacere se è vinto, però nel campionato, speriamo nel campionato che la prossima riusciremo a vincerla, perché ho paura che Livorno con questa sconfitta possa, diciamo mentalmente, un po' crollare. Invece meno male oggi mi hanno, no, mi hanno sbugiardato, per amor di Dio, perché non è che avevo detto secondo me, ho detto però meno male oggi in realtà hanno confermato l'altra mia ipotesi, l'altra mia idea, che la sconfitta subita nella precedente settimana non ha, a quanto pare, meno male, influito dal punto di vista appunto mentale della squadra. Quindi bene così, buono perché abbiamo vinto, una bella vittoria che vi dirò, poteva secondo me, per quanto riguarda il discorso gol fatti, poteva finire con qualche gol in più, perché bisogna essere onesti, meno male. Alla fine due gol abbiamo fatti, eh? No, perché non ci rimeritavamo, assolutamente, anzi, abbiamo creato troppo. Però gli altri ce li siamo mangiati. Io penso che se alla fine finiva, boh, 3-4-1, a di tanto, 5-1, credo che non avevamo rubato niente, anzi, solamente eravamo stati più bravi a concretizzare quanto abbiamo creato, perché come ho detto prima ce ne siamo mangiati parecchi oggi, dico, sia per sfortuna o perché appunto poca freddezza, poca lucidità davanti porta, se il fatto che si va a vedere le statistiche sono spaventose, soprattutto rispetto agli avversari. Però diciamo che questa cosa qua, per quanto chiaramente è importante, perché eventualmente oggi è andato così, se magari finiva, che ne so, che andava a pareggiare o addirittura a perdere, perché di 30 occasioni se ne buttava nemmeno mezza dentro, allora il problema era un po' più grosso. Oggi diciamo è stato un problema che non ha assolutamente influito poi sulla sostanza del risultato finale, perché alla fine abbiamo vinto e è poi la cosa che conta. Quindi, tornando al discorso iniziale, buono, buono perché, come ho detto prima, spero che questa partita qua, questa prestazione di oggi possa essere diciamo, la prova evidente che Livorno non ha dato giù di morale, e spero chiaramente possa riessere la prima di una lunga serie di risultati utili. La cosa buona, oltre chiaramente al risultato, ma credo che si possa eventualmente capire dal tono della voce, da come ne sto parlando, è che anche la prestazione è stata molto molto positiva. Sì, ogni tanto ci sono stati magari gli errori, tra virgolette, un po' stupidi, un po' elementari, però tutto sommato è stata veramente una buonissima prestazione. Non, ripeto, non ottimale, ma sicuramente molto molto buona. E vabbè, parlando un po' di prestazione, perché ho detto questo perché sin dall'inizio, sin dai primi minuti e fino alla fine, contando anche il discorso stanchezza, perché poi viene fuori anche quello. Il Livorno ha fatto una partita buona, un buon gioco, soprattutto a tratti si è visto veramente, non dico il tiki-taka, però qualche passaggio semplice, ma di quelli un po' tattici, diciamo, no? Magari qualche triangolazione, qualche passaggio ingannevole per gli avversari. Quindi diciamo che dal punto di vista di gioco, del palleggio, la prestazione è stata molto buona. Buona anche le idee, perché Livorno oggi, anche se come ho detto prima, non ha poi sfruttato le tantissime, o perlomeno non ha sfruttato tutte le tantissime occasioni che ha avuto, a livello di come le ha avute, di cosa ha creato, è stato molto buono, soprattutto rispetto a quello che purtroppo abbiamo dovuto vedere nella precedente partita. Quindi diciamo che appunto, come ho detto prima, facendo un insieme di queste cose, nel complesso è stata secondo me una prestazione molto molto buona. Se dovessi dare un voto, darei un bel 7,5 alla prestazione. Quindi anche da questo punto di vista sono contento, perché a volte, vabbè, questa è la classica mia aggiunta che ci metto per allungare il succo del discorso, perché sono scemo, era meglio se facevo video un po' più corti, ma mi garba di anche l'osso mi passa nella testa in questo momento. A volte invece si è visto, poche volte meno male quest'anno, che magari Livorno ha vinto in maniera quasi fortunosa, perlomeno ha trovato il gol in maniera quasi fortunosa, invece oggi no, anzi, come ho detto all'inizio video, lo ripeto, addirittura oggi Livorno si riusciva ad avere la giusta lucidità, la giusta freddezza, frenizzazione, chiamatemela come volete,
in tutte o nella maggior parte delle occasioni che ha avuto, probabilmente il risultato sarebbe stato molto più ampio. Quindi questo è quanto. Differenze fra primo e secondo tempo, come siamo fatti nel secondo tempo, non ce ne sono state, direi di no. Diciamo che solamente il secondo tempo ha un'aggiunta così. C'è stato il gol dell'Azakena che aveva momentaneamente, dal punto di vista del risultato, ma non poi di quanto si è visto sul terreno di gioco, meno male, ripeto, la partita. Però diciamo che è stato un gol molto fortuito da parte di loro. Io colpe non, da, cioè non darei la colpa, come magari ho sentito invece, a Pulidori, perché è stato, diciamo, un tiro dal niente. Sì, magari poteva essere un po' più preparato, però diciamo che purtroppo non solamente a Livorno, ma nella storia del calcio, a livello così se ne sono visti troppi, addirittura anche da distanza più grossa, più ampia. E quindi diciamo che sì, ok, poteva magari stare un pochino più attento, però ci può stare, perché magari, non lo so, non ho visto partire il pallone o altre cose. Quindi diciamo che sì, è vero, nel secondo tempo Livorno ha preso il gol, ma non ha preso un gol, e mi sto riferendo magari a chi non avesse visto le highlights, non ha preso un gol per un'attenzione grossa, diciamo, difensiva, no? Perché magari loro hanno creato qualcosa, no. Da lunga distanza un calciatore Azakena, di cui ora non ricordo il nome di preciso, ha provato, ma era poi azzeccata un tiro da lunga distanza. Pulidori si è fatto trovare un po' impreparato e purtroppo abbiamo preso il gol che, come ho detto prima, dal punto di vista del risultato sembrava che potesse un po' riaprire la partita per la Azakena, ma dal punto di vista, diciamo, del gioco in realtà non ha quasi influito per niente sulla prestazione poi fino alla fine del Livorno. Sì, c'è stato qualche minutino, un pochino di smandamento, ma più minutino, intendo in totale al massimo 5 minuti, a dir tanto, ma per il resto niente. Il Livorno ha continuato a giocare sugli stessi ritmi, ha creato le stesse cose, però poi a volte per fuori gioco, a volte per, appunto, come ho detto prima, ovvero cambio termine, poca, mettiamo, bravura in quel momento di determinati giocatori che dovevano concludere in porta, non ha trovato il gol di quello che poteva essere il momentaneo, comunque 3-1. Fine del discorso, non c'ho da dire altro. Oggi sono stato anche abbastanza, credo, non dico sintetico, però ho detto la cosa a modino senza perdermi in ulteriori chiacchiere a parte la di prima. Comunque, questo è quanto. La prossima partita, non so, parlando invece dei commenti che faccio, non so se la vedrò, forse vedrò un tempo. Per ora dovrei vedere un tempo, però non posso eventualmente fare un commento, che sarei eventualmente troppo superficiale in quello che dico, più di quanto lo sono adesso. E quindi eventualmente, se qualcuno segue questi miei video commenti, eventualmente non so se ci sarà un Carrarese Livorno, e basta, non c'è da dire altro. Speriamo veramente, poi finisco il video, che la vittoria di oggi non possa, cioè, possa non essere stata solamente magari così casuale, ma veramente che la sconfitta del derby, come abbiamo dimostrato oggi, non ci abbia veramente influenzato dal punto di vista soprattutto mentale e morale della squadra. Perché sarebbe un peccato, perché il potenziale ce l'abbiamo per far bene, lo stiamo dimostrando, e speriamo veramente ritornare come abbiamo fatto a livello soprattutto dei risultati prima della partita della precedente settimana. Via, detto questo, niente. Vi aspetto poi quando lo farò, indipendentemente che sia dalla prossima o da, boh, fra 20 partite, spero di no, per dire in un prossimo commento. Ciao!